Eccole. Nel 1460 la comunità contadina di Monterchi ordinò a Piero questa Madonna. Gli autori della commissione non erano papi, né principi né banchieri. E può darsi che all'inizio Piero abbia preso il lavoro un po' sotto gamba. Malgrado questo. Ecco il miracolo di questa dolce contadina adolescente, altera come la figlia d'un re. Il silenzio della campagna intorno a lei è così compiuto. Finora probabilmente si è divertita a confidarsi con le sue bestie. Le chiama per nome e... ride. Poi a un tratto è tutto finito. Poiché attraverso i secoli il destino ha scelto proprio la sua purezza. Lei ne sembra compresa, ma non felice. Forse già sente oscuramente che la vita misteriosa che giorno per giorno cresce in lei finirà su una croce romana, come quella di un malfattore. E secoli dopo un grande poeta le si rivolgerà con queste sublimi parole. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti, sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Probabilmente non avrebbe neanche capito. Lei vorrebbe avere un figlio? Sembrate tutti d'accordo per farmi la stessa domanda. Dio santo, non ne ho più la volontà, né il coraggio, né la fantasia. Ho scordato troppe cose. Tu puoi dirmelo, cominci adesso. C'è un momento nella vita quando due esseri si amano, in cui si desidera avere un figlio? Non lo so. Anche se non è vero che comincia adesso. Due che si amano. Ecco, forse. Perché altrimenti rimane soltanto un corpo che si deforma. Rimane solo il disagio, la pena, la crudeltà della gente che comincia ad accorgersene. Senza che ci sia più nulla da fare. O quasi.